Momente, ragazzi, sono bentornati in questo prossimo episodio di Half-Life 2. Eccoci qui dove mi sono leggermente bloccato per via di che c'erano troppi nemici. C'erano troppi nemici e io da solo più di tanto ho cercato di fare di tutto, però purtroppo niente. Nello scorso episodio, anzi alla fine dello scorso episodio siamo arrivati qui, ho fatto questo ammasso di casse per poi rivenire da qua visto che è ricollegato. Adesso mi toccherà riscendere perché bisogna far partire l'evento. Quindi, qua sono già tutto al massimo. Allora, ricarico, cioè salvo da qui e no! Cazzo! Ma non si possono girare. Ah, le devo mettere tutte, non c'è un tempo massimo. Porca miseria. Allora. Una là. Una. La mettiamo tipo qui. Anzi. Una qua. Orco. Qua. Qua. Adesso voglio vedere co come fanno a prendermi così. Orco! Mi ha preso. Porco! Adesso sono molto più fu... Oh, eccolo! Eccola lì. Dove sei? Là sopra, non posso prenderla. Vedi, qua su dove devi andare. Un altro. Perché qua c'è il campo di forza, devi... No! Ma
avvenute perdite di sangue. Dai! Quanti cazzo quanti sono? Porca miseria! Preparale. Vedo soldati in tutte le direzioni. Il team principale si mostra in una zona di contenimento, tutti i team restanti in zona. Ah. Allora, fai, visto che tanto devono, ecco, vedi? Allora, ne metto una qua. Dimmi che le casse non sono cadute, ok. E fai un salvataggio qua. Fai questa. Quindi bisogna puntare in alto in modo tale che non cadano le che cacchio. No! Là. Prendi questa e la metti. Perché non gira? Perché? Guarda che non gira. Qua. E fai un altro salvataggio. Vabbè, le ho messe male. Dai! Oh, allora. Dai, voglio vedere adesso. Perché arrivano lì per forza. Da altre parti non possono arrivare, impossibile. Quindi tutte dalle. Oh! No! Tieni pronte le torrette. Devi resistere finché non arrivo lì. Vaffanculo, hanno già buttato giù. Dai, qua bisogna proprio camperare di brutto. È l'unico. È l'unico modo. Che cacchio è? Questo dove è entrato? Altri soldati in arrivo, Gordon. Vada alle torrette. No! Quante odio quelle lame lì. Le odio. Dobbiamo aver colpito una marea di soldati. Arrivano da tutte le parti. Ma dove? Cioè, ma spawnano direttamente qua allora, perché. Ma quella torretta che. A cosa cacchio sta sparando? Scusami, eh. Un'altra. Adesso
adesso lascio tutto qui e ti raggiungo. Sarò lì al più presto. No, ma prenditela con molta comoda, guarda. Ah, alla buon'ora. Porca vacca. Gordon. Ehi, basta, capito. Dimmi. Gordon. Cioè, sei proprio imbecille, Alex. Guarda quante munizioni. Aspetta, cos'è? Mi devo buttare? Basta! Hai rotto le palle! Tiè! Ma guarda cosa combini! Ci ho messo molto, Gordon. Vedo che un po' di aiuto ti avrebbe fatto comodo. Ma non ti lascerò solo di nuovo. Ora rintracciamo Mossman. Avvertimento. Coraggio. Sorveglianza e rilevamento inattivi. I membri dei team di stabilizzazione. Aspetta. A rapporto sul contenimento. Io qua queste cose mica me le dimentico. Vabbè, non è un granché, ma sempre meglio di niente. Arrivo. Ah, ma ce n'erano delle altre qua. Non mi... Vabbè. Perché continua ad andare avanti e indietro? Ma che cacchio? Ma poco pagato, mi dicono, questo gioco. Vabbè. Half-Life 2, raga. Sì. Bene, abbiamo ben due Alex adesso. Ah, tu non attivi equipaggi? Ok, abbiamo due Alex ora. Perché devo sempre andare avanti io? Che palle. Ehi, in quanti sono? Che ca... Aspetta. Morti? Non si vede niente se è di là. Però aspetta che voglio vedere se qua c'è qualcosa che posso. No, non c'è niente di raccoglibile. Vabbè. Ah, tu non ne vieni e resti qua al buio? Vabbè. Resta dove vuoi allora.
Attenzione unità di terra. Il fallimento comporterà l'assegnazione extramondo permanente. Promemoria codice sacrificio. Grandioso, un'altra stazione di sicurezza. D'accordo, Mossman, dove... dove... Ah. Trovata. Che sta facendo? Eccoti. Oh. Forza, Gordon. Non facciamolo aspettare troppo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sono in 6. Ce la facciamo? Da qua arrivano. Guarda come te lo dico. Guarda, che sto detto. Ora non si può più tornare indietro. Vabbè, tanto sempre avanti tu dobbiamo andare. Lasciala parlare con me, Gordon. Ci può servire per uscire di qui. Ehi! Grazie a Dio qualcuno! Alex! Gordon, come avete fatto? Sappiamo tutto di lei e Brin. È stata una spia dei Combine sin dall'inizio. Di cosa state parlando? Dannazione. Stia indietro, Mossman. Stiamo arrivando. X, qualsiasi cosa tu possa pensare, ho sempre cercato di proteggere tuo padre. Zitta e ringrazi che c'è ancora utile a qualcosa. Che cattiva che è. Questo teletrasporto uscire di qui. Non vedi? Stiamo lavorando per lo stesso fine. Ho già riprogrammato il modulatore per emulare un relay Xen. Hai rubato il lavoro di mio padre. È anche il mio lavoro. E dovevo provare al dottor Brin che tuo padre era fondamentale così per qualsiasi ricerca futura in questo caso. Basta, idiozie! Guarda, Gordon, ecco mio padre, lo tirerò dentro. Avete trovato Eli? Non grazie a lei. Inserisca le coordinate per il laboratorio del dottor Klein e removiamoci. Dobbiamo accedere al teletrasporto e siamo chiusi fuori. Me ne occupo io. Su, andiamo. Sì, sarebbe meglio muoverci, infatti. Cos'è sto coso? Cos'è sto posto? Oh mio Dio. E stava lavorando a questo. Per quanto tempo? Mai, finora. Ma sapevo bene cosa aspettarmi. Ne sono certa. Sembra che ci stia aspettando. Le forze Combine utilizzano una rete particolare a impulso che ha bisogno di molto tempo per ricaricarsi. Perciò l'ha inizializzato per noi. Bene. È giusto in tempo. Papà, qua giù! Scusa il ritardo, spero non ti sia successo nulla di male. Non preoccuparti per me, tesoro. Judith! Vedo che ti hanno liberata. Non esattamente. Eli! Ero così preoccupata per le coordinate, dottor Mossman. Questo è il portale dei Combine. È più piccolo di quanto pensassi. Svelta, Mossman! Dottor Kleiner! Siamo a Nova Prospect e stiamo avviando l'emulazione Xen per la prima volta. È pronto per noi? Sono a vostra completa disposizione. Bene, faremo passare prima mio padre. È in posizione per... Che cos'è? Resisti, devo riportare giù questo. No, ferma! Cosa sta facendo? Ma che... Mi spiace, Alex. È l'unico modo. No! Cosa succede, Alex? Papà! Judith, no! Cosa sta succedendo? E fermalo in qualche modo, no? Stoppa! Troppo tardi. Dottor Kleiner, deve fermarli! Fermare chi, mia cara? Oh mio Dio! Che coordinate sono queste? Dove diavolo l'ha fatto finire? Coprimi, Gordon. Devo resettare il portale. Ah, ecco. Qua.
Porco. Oh, e chi è sto casino? Scommetto che le porte sono pure qua, infatti. Porca troia. Oh cacchio. Aspetta. Quindi? Che cosa stiamo aspettando per la precisione? Oh, un altro lì. Aia, aia, no, 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 dietro. No, da dietro. Occhio. Di qua. Oh, che cazzo è? No! Dai, 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 dai. Ok, affanculo. Ho un po' di vita. Fanculo da dietro, proprio. Proprio della serie bastardo proprio. Attenzione, segni vitali in condizioni critiche. No! Caputtana! Dai, c'ero! Aia! E dai, andiamo! Ma porca. Ok, no, siamo bloccati. Aspetto il tuo arrivo con grande. Forza, Gordon! Entra! Porca miseria! Che miseria, però sto bianco, sta luce che ti spacca gli occhi. Quindi non siamo più a Nova Prospect e siamo a... Mio Dio, ce l'abbiamo fatta. Ma dov'è il dottor Kleiner? Dottor Kleiner, ci tiri fuori. Alex? Gordon? Mio Dio, come siete arrivati qui? E quando? Cosa c'è che non va? Mia cara, avevo perso ogni speranza di rivederti. Temevo anch'io che non ce l'avremmo fatta. Credo che il teletrasporto sia esploso non appena siamo usciti. Cos'è sta roba? E le ripercussioni sono state avvertite ovunque. Ma è stato più di una settimana fa. Che vuoi dire? Gordon e io eravamo lì un attimo fa.
Affascinante. E il nostro teletrasporto sembra molto lento. Questo apre una prospettiva completamente nuova. Una settimana? Cosa ci siamo persi? Molte cose, mia cara. L'attacco a Nova Prospect è stato interpretato come un segnale per iniziare la rivolta. E che ne sarà di mio padre? Beh, notizie preoccupanti. Secondo i Vortigaunt, tuo padre è prigioniero nella cittadella. Dobbiamo tirare mio padre fuori di lì. Barney ha sferrato un'offensiva con quell'obiettivo in mente. E un altro dei tuoi amici è arrivato diversi giorni fa. Doc, ce l'hai fatta. Prego. Oh, guarda un po' chi c'è. Ecco, vedi? Non tutto è perduto. Vorrei condividere il suo ottimismo, dottore. Doc, entra, sei lì? Ehi, Doc, sei lì? Sì, Barney. E non sono più solo. Alex e Gordon sono appena arrivati. Ehi, che bella notizia. Vi davo quasi per spacciati. Stiamo pianificando come attaccare la cittadella. Gordon e Doc vengono con te. Io porto il dottor Klein a un posto più sicuro, poi ti raggiungo. Qualsiasi aiuto dell'accetto. Oh, cavolo. Arrivano! Forza, muoviamoci! Ok, Gordon, l'hai sentito. Ti raggiungo appena sistemato il dottor Kleiner. Un momento. Non posso andare senza Lamar. No. Chissà dove è andata ora. E via con sto Lamar. Vai, Gordon, ci penserò io. Qua non c'è qualcosa che posso... No, eh? Gordon, abbi cura di te. Sì, come sempre. Che c'ho il 2 di vita. C'ho 2 di vita. Qui, da qualche parte. Ti troveremo un altro cucciolo di succhia testa. Ce ne sono quanti ne vuoi. Diedi, ce n'è una sola. Ma per caricare la salute questo però non ce l'hai, eh. Proprio... Vai. Trova Barney. Lamar? Qui cosa c'è? Ok. Aspetta, finisco di guardare qua. Ok. Possiamo andare? Cos'è? Mi devo buttare? Sì. Devo buttare. Oh, nuova zona. Facciamo questa altra sequenza e poi ci salutiamo, ragazzi. Se carica. Grazie. Anticittadino 1. Ah. Qua è chiuso. Qua è chiuso. Mi sa che dobbiamo andare da... Porca miseria, che casino che fai, però. Cioè, quindi non ho capito, cioè, ci siamo teletrasportati di una settimana nel futuro, praticamente, in un certo senso. Ok, questa parte del gioco proprio non me la ricordo. Ma cos'è sto rumore? Aspetta, mi sono incastrato. Oh, che cacchio. Bravissimo. Occhio. Grazie. Però lui mi sa che non può. Oh, cazzo.
E questo è quanto. Allora, porca... pazzi maniaci. Ma qua che devo andare? Aspetta, di qua forse. Perché qua mi sa che è proprio chiuso e non posso salire in alcun modo. No, non puoi. Ok. Allora per di qua. Ci si deve abbassare, perché qua altrimenti mica ci passi. Ok. Prima sequenza fatta, quindi qua è la seconda sequenza del nuovo capitolo Anticittadino 1. Quindi siamo proprio dei terroristi doc, proprio, in maniera molto teorica. Ok, ma ragazzi, direi che per questo episodio può concludersi qua. Per cui non posso far altro che invitarvi a lasciare un pollice in su se vi è piaciuto questo episodio, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di dire anche la vostra nei commenti. E noi ci risentiamo a un prossimo video!